Oh, buongiorno amici, siamo in partenza da Kathmandu per una nuova avventura. Stiamo caricando la macchina e a casa è sempre presente. Destinazione Annapurna Circuit, ma stavolta facciamo due deviazioni che non ho fatto la volta scorsa, perché comunque il circuito di Annapurna l'ho fatto in realtà penso 3 mesi fa. Quindi facciamo la Narfu Valley e il lago Tilicho, che dovrebbe essere uno dei laghi più belli del Nepal, nonché più alti del mondo. Sto a pranzo in questo posticino sulla strada che dà direttamente sul fiume. Ok, siamo arrivati a Darapani, dove dormiremo stanotte, quindi sono stati circa 10 ore di viaggio da Kathmandu. Siamo arrivati fino a Bestishar, dove abbiamo cambiato macchina, e poi ancora un po' fino a Darapani. Il circuito dell'Annapurna originariamente partiva da Bestishar, però adesso c'è una strada, hanno costruito una strada che arriva fino a Darapani, e in realtà arriva anche fino a Manang, ed è uno dei motivi per cui quando ho fatto il circuito dell'Annapurna 3 mesi fa, in realtà è il pezzo forse che mi è piaciuto di meno, perché comunque si cammina anche molto sulla strada che di... Ok, giorno 1 di cammino, partiamo da Darapani, oggi arriviamo a Kotu e poi ci inoltriamo nella valle di Nar. Ora, questa è una cartina della Annapurna Circuit, quindi come vedete io la volta scorsa sono scesa dall'Arch La Pass, che è dove c'è finito il circuito del Manaslu, e ho fatto il percorso classico poi attraversando il Toro. Invece questa volta salgo su in questa valle, che è la valle di Narfu, attraverso il passo per scendere a Manang, e poi vado al Tilicho e poi riattraverso il passo forse. Siamo appena arrivati a Kotu, che è la nostra prima tappa. C'è questo venticello che mi accoglie, ok. Abbiamo fatto circa 14 chilometri. Buongiornissimo, come vedete dal mio abbigliamento le temperature cominciano a scendere, nonostante siamo ancora a 2005, quindi auguri. Stiamo partendo da Kotu e quindi oggi ci addentriamo nella valle di Nar. Abbiamo appena scalato, non lo so, 300-400 metri di dislivello penso. Andiamo a vedere il panorama. Eccoci arrivati a meta, 3560 metri, quindi oggi siamo sparati 14 chilometri e penso quasi 1000 metri di dislivello. Oggi ho addirittura i guanti perché fa freddo. Stiamo lasciando adesso meta, oggi andiamo a Fu e sono circa 16 chilometri e dobbiamo fare ancora
credo 500 metri di dislivello. È assurdo quanto sia cambiato l'ambiente rispetto a ieri, che eravamo, diciamo, a fondovalle. Infatti adesso, come vedete, è diventato quasi un altro pianeta desertico. Infatti mi ricorda tantissimo il Mustang e non è un caso che ci avviciniamo sempre di più al confine col Tibet. Ed eccoci finalmente arrivati a Fu, 3800 metri. Oggi questo vento ci ha fatto compagnia tutto il giorno, però ragazzi questo posto è veramente pazzesco. Oggi giornata di acclimatamento, quindi ci siamo svegliati con calma, colazione, e adesso andiamo a fare una passeggiata su al vecchio monastero. E il villaggio è abitato da circa, credo, un centinaio di persone, che però poi d'inverno, visto che fa veramente freddo e soprattutto ci sono problemi con l'acqua perché si ghiaccia l'acqua eccetera, si trasferiscono poi, diciamo, in città. Abbiamo da poco lasciato il villaggio di Fu e oggi riscendiamo la valle fino alla deviazione per poi salire verso Nar. La sosta prima dell'attraversamento del pass, del Kangla Pass, che ci porterà poi fino a Manang. Siamo quasi arrivati alla tappa di stanotte, che sarà Nar Pedi, dove c'è solo un monastero, quindi credo che dormiremo addirittura nel monastero. E ragazzi, questa valle non smette di, non lo so, di farmi innamorare. Cioè, è questo ambiente stupendo, isolato, ventoso, ci sono dei colori bellissimi e io sono proprio in pace. Ok, questo è il monastero di, non mi ricordo il nome, lo chiameremo Nar Pedi, perché a cazzo non si ricorda, è scritto là, grazie. Adesso è possibile dormire qua perché gli studenti monaci non sono qui, perché adesso fa troppo freddo e quindi sono a Kathmandu. Infatti vabbè, non importa. Noi dormiamo direttamente nelle stanze degli studenti. Ed sono gli appartamenti degli studenti. Adesso andiamo a vedere la camera. Questa è la mia cameretta. Buongiornissimo, sono le 8, stiamo lasciando il monastero dove abbiamo passato una
confortevoli notti, devo dire, anche perché le stanze erano stranamente più calde rispetto al solito. Oggi saliamo fino a Nar e ci aspetta un 500 metri in su. Buongiornissimo, sono le 3:30 e oggi sveglia presto perché dobbiamo attraversare il Kangla Pass, 5320 metri, quindi da Nar ci aspettano più di 1000 metri di dislivello. Quindi adesso colazione, chiudiamo lo zaino e si va. Ore 5, cominciamo la scalata. È ancora buio, c'è la luna in cielo. Eccoci arrivati. Hello. Al Kangla Pass 5320. 5 ore abbondanti di salita. Siamo arrivati a Nawal dopo un'infinita discesa che è durata quasi quanto la salita e che ha letteralmente spappolato le mie ginocchia che non sento più. Quindi il Kangla Pass si merita forse il premio di passo più difficile, perché comunque la salita è stata veramente lunga. Poi vabbè, c'è da dire che alcuni passi ne avevo fatti che ero più acclimatata, quindi avevo fatto meno fatica, però insomma la salita è durata 5 ore abbondanti, comunque erano 1200 metri di dislivello, e la discesa saranno stati forse, non lo so, 1600 metri di dislivello giù, ed è durata anche lei un 5 ore, quindi insomma una lunga giornata. Adesso mi sparo un ginger lemon e poi non lo so, mangio qualcosina e ci vediamo alla prossima. Buongiornissimo, oggi è una splendida giornata, quindi ci sono delle viste stupende. Abbiamo lasciato Nawal e stiamo andando verso Manang, che è il centro più importante di questa zona. Spero che ci aspetti una fantastica doccia calda perché non mi lavo da più di una settimana. Tra l'altro io sono molto legata a questo posto, Nawal, perché credo che qui sono state girate alcune scene delle otto montagne, e le otto montagne è stato il, diciamo, quando è uscito il film, è stato diciamo il click che mi ha fatto dire che io dovevo andare in Nepal. Thank you.
lasciamo Manang e andiamo verso il lago Tirito. È un lago a 4900 metri, ci aspetta da Manang fino al Tirito Base Camp, che dovrebbe essere a 4200, e poi domani mattina, se non cado, ci arrampichiamo sul lago, fino su al lago. Ragazzi, questo è veramente uno dei posti più assurdi mai visti. Fa un freddo porco, ogni tanto arriva un vento gelido, però è uno spettacolo. Adesso ci godiamo ancora un po' il lago e poi torniamo giù. Eccoci, siamo tornati al Tirito Base Camp e dopo un abbondante piatto di fried noodles ci incamminiamo verso Siricarca, dove dormiremo stanotte, e poi domani riscendiamo verso Manang e prendiamo la jeep che ci riporterà a Kathmandu. Comunque il lago Tirito è stupendo, quindi vale assolutamente la pena se siete nella zona del circuito della Annapurna. Intanto noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima avventura!